Giacomo, prima di tutto partiamo dalle buone notizie, questa maglia ciclamino che stai indossando. Sì, sicuramente un simbolo che amo, una maglia che ho avuto la fortuna di portare non di questo colore perché era rossa quando ho avuto la fortuna di vincerla, e quindi sono contento di vestirla domani e mi goderò un po' di più una giornata abbastanza impegnativa. C'è un po' di rammarico per una vittoria sfumata? Ma diciamo che ci ho fatto l'abitudine con queste sensazioni, però credo di aver fatto il massimo e quindi non ho rimpianti e ho trovato ancora qualcuno più forte di me oggi, però continuo a crederci e non mollerò. Raccontaci un po' questo finale, c'è stata questa rovinosa caduta che ha visto coinvolto tra gli altri Mikel Landa, che quasi certamente si ritirerà, anche Dombrowski. Era un finale pericoloso, troppo pericoloso secondo te? Mi spiace intanto per entrambi, spero che le conseguenze per loro non siano troppo gravi. Era un finale tecnico, io non lo definirei pericoloso, a me questi finali onestamente piacciono. Ovviamente c'è sempre il rischio di cadute, ma come c'è in qualsiasi arrivo allo sprint. Quindi personalmente non l'ho trovato pericoloso. Ha detto che comunque c'è differenza tra affrontarlo in testa al gruppo come un velocista oppure magari trovarsi nella pancia del gruppo come chi non ha velleità di volata. Assolutamente, hai detto bene, questo c'è un cambio di situazione, nel senso chi è davanti vede anche meglio la strada, è più pronto agli imprevisti, chi è dietro deve un po' subire i cambi di direzione altrui e questo può essere stato il problema, però ripeto, non ho visto la caduta. Tra due giorni ci riproverai? Sicuramente, domani cercherò di salvare più energie possibili, godendomi anche un po' questa maglia, e dopodomani ci riproverò. Grazie. Grazie a voi. Gratulazioni.